Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad esplorare Cromleburgo e probabilmente cattureremo un Pokémon leggendario e un altro Pokémon iconico di Ash si aggiungerà alla nostra squadra. Allora, come sempre vi ricordo, come al solito, di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, commentare e condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Detto ciò, quindi iniziamo subito. Siamo a Cromleburgo e iniziamo ad esplorare questa città. Soft Sand, qui troviamo subito una sabbia soffice e andiamo a vedere invece in questa casetta chi c'è. Salve, tu hai un... questo è l'evoluzione di Chespin, giusto? Chestnut, esatto. Joseon Town has been here for ages, qui da secoli Cromleburgo. Il suo scopo è sconosciuto, ma crediamo che serva ad uno scopo più grande, diciamo. Ok. I came here to learn more about Mega Evolution. È venuto qui per imparare di più riguardo alle Mega Evoluzioni. Ma nessuno sembra in grado di dirmi qualcosa di utile. Mi spiace. Mi spiace. Noi intanto continuiamo ad esplorare invece Cromleburgo. Salve, questo è Gurkin, benvenuto a Cromleburgo. I believe you have met my granddaughter Corina. Ah, il padre di Corina, che sarebbe Ornella in italiano. È una aspirante allenatrice. One day she will take over the responsibilities of Mega Evolution. Attenzione, un giorno diventerà responsabile delle Mega Evoluzioni. Ma per adesso, tell you about them. Ok, but for now let me tell you about them. Per adesso fammi spiegare appunto questa cosa delle mega evoluzioni. Non dico a tutti queste cose, ma visto che hai un mega ring dato da Platan, appunto dal professor Platan. I told him to give it to a trainer that trusts to handle it. Ok, gli ho detto, è lui che ha dato questo mega ring a Platan, al professor Platan, e gli ha detto di darlo ad un allenatore che promettente, insomma, in grado di poterlo gestire. La Mega Evoluzione è una trasformazione di un Pokémon che non, in teoria non sarebbe dovuto evolversi ulteriormente. È un nuovo livello di potere. There's a reason why I used the word transformation a moment ago. C'è un motivo per cui ho usato la parola trasformazione un momento fa e non evoluzione. Le Mega Evoluzioni differiscono dall'evoluzione base perché finiscono dopo la battaglia. Per far sì che la Mega Evoluzione funzioni, hai bisogno di due oggetti. La Mega Pietra, per il Pokémon specifica appunto, e il Mega Ring. Questo sembra essere tutto. Lascia che ti dia due pietre per aiutarti. E ci dà la Blazikenite, molto interessante, e la Heracronite. Perfetto. Usa bene le Mega Evoluzioni. Sono sicuro che riuscirai a gestirle. Ora volendo potremmo per esempio prendere Heracross e farlo Mega Evolvere. Così, giusto per. I can teach your Pokémon a move. Questo vorrebbe farci imparare Mudslap. Nessuno dei miei Pokémon può impararlo, quindi nada. Qui sopra c'è qualcosa. Sì, c'è uno strumento nascosto qui, che è una Timer Ball. Prendiamola, poi in queste case non si può entrare. Qui abbiamo appunto il cartello di Cromleburgo. Salve. Ho sentito che Ornella sarebbe venuta. Ed eccoci. Gengarite, perfetto, grazie. Parlate con la ragazza per ottenere la vostra Gengarite, è importante. Oh, e qui troviamo Serena. Ok, sono uscito dal percorso, non volevo farlo perché bisogna esplorare meglio Cromleburgo, c'è ancora qualcos'altro da fare. Però nel frattempo allora battiamo Serena. Glacial, cosa stai facendo qui? Pensavo che tu stessi facendo le lotte in palestra. Non sei nella direzione. You are on the way to one right now. Ok, sei nella direzione per... appunto sfidarne una ora. Oh, effettivamente ha senso. I've just been wandering around. Qui sono stato un po' qui a gironzolare. Not really sure what I'm supposed to do on a journey. Non sono molto sicura di cosa debba fare in un viaggio. Credo che dovremmo fare una lotta. È una buona distrazione. Vai, sfidiamo quindi Serena. Eccola qua. Che rimane Serena anche in italiano. Molto comoda questa cosa. Abbiamo Flash Cinder contro Fennekin. Andiamo di acrobazia. Minchia, disintegrato. Disintegrato. No, non voglio farlo imparare agilità. Sei stato grande. Tu no. Sei davvero fantastico. I wish I could be just as good as you with my own talent. Vorrei davvero essere brava come te con il mio talento.
There's no help in it for now, Toph. Non c'è però nessuno che possa aiutarmi in questo momento. Ti vedrò presto, Glacial. Devo pensare a cosa fare. Ok, lei deve ancora trovare la sua vocazione. Nel frattempo, però, noi torniamo un attimo a Joseng Town e finiamo di esplorarla come si deve. Allora, qui magari potrebbero esserci degli strumenti invisibili. Vediamo. Nope. Forse qui. Nemmeno. Ok, allora guardiamo più in basso. Tipo qui, salve. E abbiamo una MT-60, Quash. These stones have a strange power to them. I wonder what they do. Queste pietre hanno uno strano potere, però non so cosa facciano di preciso. Ok, questa era l'ultima cosa effettivamente che dovevamo fare a Cromleburgo. Ci eravamo dimenticati un MT, ed ora possiamo proseguire lungo il percorso 11. Allora, qui non si può salire, non c'è nemmeno uno strumento invisibile. Ok, scendiamo, anche qui non c'è nulla. Qui abbiamo un'allenatrice. Battiamola. E lì abbiamo il nostro Houlucha. Have you heard about Mega Evolution? Hai sentito delle Mega Evoluzioni? Forse questa sarà una che farà Mega Evolvere il suo Pokémon. Questo diventerà un Mega Mawile. Vediamo. Io gli tiro una bella Flame Charge. Ok, sì, diventa Mega Mawile, eccolo lì. Iron Head, guardate che danno che fa. Cioè, le Mega Evoluzioni sono davvero forti, ragazzi, eh. Top. Hai capito ora? Sì, ho capito. I've helped train Gurkin and Corrina. Ah, lei ha aiutato appunto ad allenare sia Gurkin che Ornella, cioè sia Ornella che suo padre. Ecco perché Mega Evolve le persone, cioè Mega Evolve i Pokémon, non le persone. Ok, mettiamo avanti ora il nostro bel Frogadier. Anche se a dire la verità ora dovremmo mettere davanti Houlucha. Eccolo qui, sì. Ci prendiamo Houlucha e andiamo subito a prenderlo perché non lo voglio lasciare nel box. Voglio iniziare subito ad allenarlo, quindi torniamo immediatamente in città e prendiamoci Houlucha. Diamo anche un'occhiata alla sua natura, anche se abbiamo la menta per cambiargliela in caso. Immagino che Houlucha sia un Pokémon fisico. Quindi eccoci qui. Prendiamo il nostro Houlucha. Diamo un'occhiata allora. Allora, aumenta la difesa speciale e diminuisce la difesa, la natura del cavolo, ok. E ha danza di piume, se non sbaglio, questa, che gli aumenta l'attacco di 2. Ah no, diminuisce l'attacco di 2 dell'avversario. Poi Karate Chop, che è colpo karate. High Jump Kick, pessima mossa che sostituirò subito. E Ixisor, niente male. Ok, abbiamo finalmente un Pokémon di tipo lotta, vero e proprio. E anche volante, tra l'altro. Quindi qua dovremmo fare un po' di MT, eh. Nel frattempo andiamo a mettere anche Binacle, questo Pokémon di merda, nel suo posto designato, ovvero qui. E già che ci siamo, mettiamo giù anche l'altro Swirlix che avevamo preso. Eccoti qui. Ti faremo evolvere appena possibile. E tiriamo via anche Clauncher. Clauncher è il numero 692, quindi sei qui. Ok, piano piano vedete che il Pokédex, il Living Dex di Unima, anzi Kalos, scusatemi. Si popola. Ok, a questo punto proseguiamo. Proseguiamo e qui nel percorso 10 rimettiamo, o meglio, mettiamo Houlucha come primo Pokémon che deve allenarsi, ovviamente, e diamogli delle mosse un po' più decenti, però. Iniziamo con sicuramente, dov'è la nostra breccia? Eccola qua, Brick Break, al posto di High Jump Kick. Ecco fatto, via. Perfetto. Poi, Acrobatics ce l'abbiamo. Abbiamo Aerossalto tecnicamente. Iniziamo a mettergli Aerossalto al posto di Feather Dance. Ecco fatto. Poi, vediamo un po' cosa abbiamo, eh. Abbiamo. Quash esattamente cos'era? The target and makes its move go last. Oh, non so com'è che si traduce Quash. Sicuramente voi nei commenti lo sapete. Acrobatics, ok, ce l'abbiamo. Allora mettiamoli direttamente acrobazia e non aerossalto. Che è molto molto meglio. Tra l'altro anche Frogadier potrebbe imparare acrobazia, che è una mossa fortissima. Poi vediamo un po' cosa possiamo mettergli, eh. Ixisor ce l'ha già. Forse Poison Jab, eh.
Minestra può imparare. Può imparare Poison Jab, buono. Poison Jab, come vedete, è ottima. E togliamogli a questo punto Karate Chop. E direi che gli abbiamo dato un set di mosse molto buono, eh. Direi che abbiamo davvero un buon set di mosse con il nostro Houlucha. Bene, possiamo continuare allora. Già che ci siamo, tiriamo un save qui, per evitare magari eventuali bug del gioco, crash, eccetera. Oh, non ho visto quell'allenatore. Ready to prove me wrong, pronto a dimostrarmi che sbaglio, va bene. Manda in campo Solosis e noi abbiamo Houlucha con Xyssor. Durerà poco questo Solosis. Ah, attenzione, non gli ha cambiato, mannaggia, non gli ha cambiato la natura. Con la natura cambiata giusta sarebbe morto quel Solosis. Infame di un Solosis. Cioè, più che altro io stupido, non infame Solosis, che poverino non c'entra niente. Devo cambiare di subito la natura. Sigilyph. Lasciamo Frogadier. E andiamo di Surf. Anzi, Ice Beam sarebbe stato super efficace, però non sarebbe morto comunque, ne sono sicuro. Andiamo di Ice Beam ora. Perché non è stab. Quindi non sarebbe morto. Ok, abbiamo battuto anche Emmanuel. Ora, ritorniamo un attimo velocemente al centro Pokémon, dato che qui non mi metto a tagliare letteralmente qui a due passi. Eccoci qua. Curiamo il buon Houlucha e diamogli la natura giusta, la menta giusta, perché di quella natura giusta avrebbe avuto molto più attacco e quindi avrebbe potuto uccidere in un colpo quel Solosis. Allora, le mente sono qui in fondo, quindi andiamo a prenderle facendo così. Devo vendere un po' di queste robe, tra l'altro. Allora, dove sono le nostre menti? Eccola qua. Adamant, usa suo Lucia. Perfetto. Ed ora, come vediamo, Lucia dovrebbe avere l'attacco potenziato e l'attacco speciale diminuito. Infatti ora 55 di attacco e 36 di attacco speciale. Ecco, ora dovrebbe essere molto meglio, Houlucha. Ora dovrebbe essere in grado di shottare un Solosis con Forbice X. Poi, per carità, Forbice X non era nemmeno stab, c'è da dire anche quello. Quindi proseguiamo. Qui lotta in doppio. Allora, direi che Houlucha lo mettiamo con Frogadier. Ecco fatto. Dato che Fletchlander comunque. Fletchlander, anzi, potrebbe usare acrobazia, ma anche Houlucha stesso potrebbe usare acrobazia, quindi andiamo con loro due. Let's do this, Vatti. Let's go, man. Vai, battiamo questi due allenatori. Machoke e Mr. Mime. Ok. Direi di andare full su Mr. Mime prima. Quindi, Mr. Mime dovrebbe essere anche tipo folletto, giusto? Andiamo di Xyssor comunque. E di Water Pulse. Ah, usa protezione, dai che merda, mi ha scammato tutti e due gli attacchi. Ok, colpiscono Frogadier, tra l'altro un attacco che mi ha fatto malissimo. Ok, andiamo ora full su. È giusto? Sì, Water Pulse su Mr. Mime. Non è molto, cioè non è super efficace, mannaggia. Niente, Frogadier è andato. L'importante è che non mi ammazzino Houlucha, che deve prendersi punti esperienza. Mandiamo Fletchlander. Allora, Fletchlander userà attacco rapido su Mr. Mime. Mentre allora Houlucha andrà di Acrobatics su Machoke. Vai, attacco rapido su Mr. Mime. Perfetto, fuori uno. E acrobazia. Vita al tiro, non è molto efficace, ottimo. E allora andiamo di Brick Break e attacco rapido. Perfetto. Houlucha a livello 24, vorrebbe imparare Submission, ma no. Perfetto. Not bad proprio. Però abbiamo i Pokémon mezzi morti di nuovo. Allora, sfidiamo questo allenatore. Fly, my angels. Questo Pokémon di tipo volante, evidentemente. Emolga. Infamissimo Emolga. Andiamo di Acrobazia. Ah, è vero che è tipo elettro, quindi non è molto efficace, però gli ha fatto comunque un male cane. Quindi facciamogli ancora acrobazia. No, a statico. Infame.
Questo però dovrebbe permettermi di salire a livello 25, buono. Staravia, si cambia un Pokémon e mandiamo Fletchinder. Avrei mandato Frogadier con gelo raggio, ma è morto purtroppo, quindi si può fare poco. Che mi diminuisce pure l'attacco, mannaggia lui, andiamo di acrobazia. Ecco, senza il drop all'attacco sarebbe morto. Devo stare attento a non far combattere Fletchinder contro il leggendario, perché se lo tocca potrebbe scottarsi e morire. O meglio, prima... No, beh, tanto prima lo paralizzo, quindi non dovrebbe esserci questo problema. Perfetto, oddio, anche Zubat. Oh no! È uno sì, invece. A questo punto, torniamo un attimo al centro Pokémon, e mentre torno al centro Pokémon prendo anche questi strumenti e do un'occhiata se magari c'è un Pokémon selvatico che salta fuori interessante. Qui vediamo. Vediamo un po'. Ah, Furfru, esattamente, non ce l'avevamo Furfru. Quindi vediamo di catturarlo. Allora, Quick Ball, vai. Vediamo se entra. Perfetto, preso Furfru. Comunque a livello 23, quindi me lo terrò in squadra come carne da macello per il leggendario, dato che è anche abbastanza bulky. Prendiamoci questa iperpozione. Andiamo al centro Pokémon e poi andiamo nella caverna direttamente. Quella dovrebbe essere la Reflection Cave, se non sbaglio, quindi cava riflesso, viene tradotta in italiano. Di preciso non ricordo in questo momento. Ok, tu mi avevi già dato la tua pietra stante, sì. Andiamo, andiamo verso quella caverna ora. Vediamo un po' se riusciamo a prendere il leggendario direttamente in questa parte oppure se lo prenderemo nella prossima. Vediamo quanto ci stiamo, quanti allenatori becchiamo e tutte queste cose qui. Entriamo. Ok, Reflection Cave. Eccolo lì. Xerneas. Dobbiamo trovare il modo di arrivarci però. Allora, troviamo un Ursaring nella caverna. Ok, interessante. Io questo quasi quasi lo butterei giù per prendergli un po' di esperienza. Che non è male, eh. Appunto, quasi un altro livello per Oulucha. Qui abbiamo un altro allenatore, quindi sfidiamolo, anzi il primo allenatore, e Trevenant, attenzione! Evoluzione di, non mi ricordo come si chiama la sua pre-evoluzione, ma uno dei Pokémon più carini secondo me di sesta gen. Molto interessante questo albero spettrale. E ancora più interessante il fatto che l'abbiamo catturato e che ce l'avremo in squadra per affrontare il leggendario. Perfetto. Elder Tree Pokémon, Trevenant. Sicuramente molto meglio del Pokémon Erba Spettro che hanno messo in Pokémon Scarlatto e Violetto. Non so se l'avete visto, fa cagare quel Pokémon. Sfidiamo lui. Ariolastiet, non mi ricordo il suo nome. In Pokémon Scarlatto e Violetto è quella sorta di pianta pianta secca con gli occhi che gira nel deserto come se fosse una palla di fieno, no? Davvero una roba orribile. Andiamo di Brick Break su Linoon. E ancora Brick Break. Perfetto, ok, lo dico io, non tu. Prendiamoci questo strumento, che è una Nest Ball. Poi possiamo scendere, immagino, per andare da Xerneas. Carry, fai take a foto? Ma certo, vai, falla pure la tua foto. Manicampo Charmander? Bellino lui. È sempre bello rivedere Charmander in giro, andiamo di acrobazia. E addio. Di pochissimo non è salito a livello 27, peccato. Qui abbiamo un'altra allenatrice. Hi there, it is so nice to meet you. Grazie. Shona. Che manda in campo Bulbasaur. Ok, allora noi andremo di... Acrobatics, giustamente. Non so perché stavo guardando le altre mosse. Ok, poi Gotita. Lasciamo Oulucha. E andiamo di Xissor. Vedete che adesso risciotta questi Pokémon qui con la natura giusta. Swirlix, tipo folletto, quindi lasciamo con Lucia e andremo di Poison Jab. Dai, non è morto, ma che sfiga. Di pochissimo. Vai ancora di Poison Jab. Stupido Swirlix. Ed infine Flabébé, tipo erba folletto se non sbaglio. Potremmo andare di acrobazia.
No, che non è super efficace. Allora solo folletto era. That was fun, grazie. Andiamo a dare una curatina al nostro Polucia. Ecco fatto, quasi precisa la curata, quasi precisa. Are you here to see my dancing skills? Siamo qui per vedere le sue abilità da ballo, chiede Tierno, che questo dovrebbe essere un personaggio tra l'altro dell'anime. Anche quelli che abbiamo incontrato prima dovrebbero essere personaggi dell'anime. Io però purtroppo non ho visto l'anime di Pokémon XY, quindi me lo potrete dire voi nei commenti se l'avete visto, se conoscete questi personaggi. Ok, ma va tutto anche Tierno che dice il potere della danza. Boh, contento te. Ed ecco qui Xerneas. Allora, già che ci sono un attimo, andrei a sfidare. Andrei a prendermi questo strumento che è una Sablenite. Esattamente. Vediamo chi si incontra poi in questa caverna. Un Sudowoodo. Ok. Fuga. Si possono aggirare quindi quei due allenatori. Un altro Sudowoodo. Cioè vuole proprio essere disintegrato questo Sudowoodo. Beh, lo accontenterò. Break break. Dai, a vigore, che palle. Allora andiamo di Xissor. Così perlomeno magari sarei di livello, ecco. Bones, che sarebbe rimbalzo. No, preferisco acrobazia. Ok, qui abbiamo questi due allenatori, che direi che faremo nel prossimo episodio però, perché andiamo da Xerneas, anzi. Amoonguss, va bene. Fuga. Il Pokémon che è diventato meme dopo Among Us, il videogioco. Oh, Noibat, nuovo Pokémon. Prendiamolo assolutamente questo, eh. Tra l'altro Ash ha un Noibat, però noi dovremo aspettare quando Ash prenderà il suo Noibat iconico. Non possiamo prendere questo e usarlo, ok? Questo lo prendiamo per il Living Dex. E lo lasceremo nel box. Perfetto. Andiamo quindi davanti a Xerneas. Bonsly. Interessante, qui si trovano quindi sia Sudowoodo che Bonsly. Eccoci qui. E davanti a Xerneas però direi che questo video, essendo già, avendo già superato comunque 20 minuti, finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Howlucha, se vi piace come Pokémon, se vi piace il fatto che Ash lo usi, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!